quarti di finale della Coppa Italia di Serie D. Allo stadio Nicoletti si affrontano United Riccione Adriese. I romagnoli sono quarti in classifica nel girone D con 43 punti. I veneti sono terzi nel girone C con 38 punti. Negli ottavi i biancazzurri hanno superato il Prato, i blugranata la Clodiense. Mister Gori deve fare a meno di Abonclé squalificato. La cronaca. Al quinto Besea di testa per Mokulu, che tenta la sforbiciata. Pallone oltre la traversa. All'undicesimo Lazzara esce male e commette fallo su Mokulu. Rigore. Sul dischetto si presenta Benedetti, che però alza la mira. Sulla ripartenza ospite, Eklom scatta sul filo del fuorigioco. Si presenta tu per tu con De Fazio e tenta il lob, ma non trova lo specchio. Al 17esimo corner di De Silvestro per Mokulu, che calcia al volo, sfera a fondo campo. Al 19esimo il pallonetto dalla distanza di Besea viene parato senza patemi da Lazzar. Al 26esimo Zuppardoni sbaglia il passaggio. Recupera la sfera De Silvestro, che inventa una rasoiata che porta in vantaggio lo United Riccione. Passa un minuto e Besea interrompe così la bella combinazione tra Rabasso e Forapani. Fallo sul numero 20 e rigore per l'Adriese. Sul dischetto si presenta Rabas, che trasforma con un tiro a fil di palo, nonostante De Fazio si tuffi dalla parte giusta. 1-1 al 28esimo. Al 32esimo sponda di Eklom per Maniero, che dal limite spedisce fuori di poco. Si va all'intervallo sull'1-1. Al quarto della ripresa Rabas ruba palla all'Orchi Panizze, si accentra e inventa una conclusione sul secondo palo che non lascia scampo a De Fazio. 1-2. Al 14esimo Bellini prova a risolvere un batti e ribatti, ma colpisce male la sfera che termina a fondo campo. Al 17esimo il destro di Maniero sibila lato di un niente. Al 28esimo D'Antoni calcia, Lazzar chiude bene lo specchio e salva la sua porta. Al 31esimo Eklom entra in area e va al tiro, pallone oltre la traversa. Al 32esimo rimessa lunga di Loduca, Mokulu tocca di testa, D'Antoni ancora di testa, sfera alta. Al 34esimo punizione di De Silvestro, Ponte di scrosta, Mokulu si coordina e alza la mira da ottima posizione. Al 36esimo Farinazzo può calciare in diagonale, De Fazio salva la sua porta. Al 38esimo la battuta violenta di Forapani trova la risposta del portiere di casa. Al 44esimo Farinazzo calcia, De Fazio respinge e Klom da due passi appoggia in rete il 3-1. Al 47esimo la conclusione in acrobazia di D'Antoni, deviata da Lazzar, c'entra in pieno la traversa. Finisce 3-1 per l'Adriese, che approda in semifinale e può festeggiare con i tifosi al seguito. I supporters di casa, nonostante la sconfitta, inneggiano al presidente Cassese. Resta importante il cammino dello United in Coppa. E domenica i ragazzi di Gori per il campionato saranno in scena al Benelli di Ravenna.